come vedi stabilissimo pitch forward, ma si ferma. Al sito Puglia, questi seriali, ultima app, ultimo firmware, tutto ok. Vediamo i sensori come vanno. Allora, questo è posteriore, ci sono io, indietreggio un po', vediamo se... Okay. Vediamo se si ferma, sì sì, perfetto, ci siamo. Allora, mi metto di lato, anzi mi metto frontale. No, il drone vola molto meglio, si vede che hanno ricalibrato tutto. Però hanno praticamente fatto una ricalibrazione anche alla camera, questo è quello che mi hanno detto. Ok, il radar funziona, sì, 3 metri, come vedi si ferma, vedi sto al massimo qui, se mi tolgo, ottimo. Vediamo di lato se mi intercetta sulla sinistra, lo mando a destra, via, vediamo, ok, sì, perfetto, andare avanti, oh, quindi non ha assolutamente problemi, assolutamente. Perfetto, intercetta tutto, dai. Allora proviamo un RTH, lo mando in quota. Stabilissimo. C'è un po' di vento. Ah, è l'altro drone rispetto a prima. Sta volando molto bene. Senti, proviamo il fix RTK. Sto già in fix. Era già in fix, come vedi. E questa è la deviazione. Vabbè, proviamo a fare una missione veloce. Ma sì, facciamola anche obliqua. Vediamo cosa esce. Riprende un po' le facciate. Anche se da quella parte... Fammi limitare un po', dai. Troppo. A questo punto... Alziamo un po', 50, 11 km orari, va bene, perché flying to starting point, il drone sta volando benissimo. Flying to landing point. Allora, lo metto in pausa, vado in modifica missione e cambio l'angolo, lo metto così, perfetto.
nonostante il vento in quota, eh? Perché se andiamo a vedere UAV forecast, oh, comunque ecco, abbiamo un vento di 14, vediamo in quota a 50 metri, beh, 17 30, dai, sì, si vola, non è esagerato, ma comunque il vento c'è. Ah, è preciso anche. Volo manuale, eccomi qua. Come vedi, stabilissimo. Pitch forward, ma si ferma. Come vedi, funzionano. Drone perfetto. Vediamo se riesco a farti un video. Vedi, senti un po' di raffiche. Il drone vola perfettamente. Senti, senti il vento. Allora, proviamo a fare un video da qui. Guarda, guarda che stabilità, nonostante il vento. Allora, lo faccio atterrare. Allora, che cosa facciamo? Allora, guarda questo incrocio qui, vediamo di quanto si discosta nel decollo. Ricordati questa linea. Su. Ok. Lo allontano un po', e questa è l'app che in background che è rimasta frizzata. Dovrei rientrare un attimo nell'app. Infatti è il beep dell'app questo, niente di che. Allora, facciamo un go home. Il drone sta rientrando a casa. Eh sì, sta in precision landing. Però dovrei stare dentro l'app, dovrebbe comunque funzionare il precision landing indipendentemente dall'app, ma sì, è proprio così. Infatti, guarda, guarda dove sta atterrando, una precisione spaventosa, ottimo, proprio lì all'incrocio, dai, 3 centimetri, ma siamo lì, guarda la linea, siamo lì, ottimo, te lo spedisco spero oggi. Allora, vediamo i risultati della elaborazione fotogrammetrica. Dunque, abbiamo 112 foto, come vedi la precisione siamo intorno al centimetro e 100, dal centimetro e 100, ma l'errore massimo, la deviation massima è stata di un centimetro e mezzo, ma il modello lo abbiamo a 2 centimetri e 7, l'intero modello, quindi 7 mm e 9 longitudine, 1,3 cm latitudine, 2,2 cm l'altitudine. Vediamo il report. La zona d'indagine, l'area d'indagine praticamente è tutta al top della qualità, quindi siamo superiori al,
al parametro. E ecco qui la consacrazione dell'accuratezza, quindi meno di 8 mm x, 1 cm 3 la y, 2,2. Questa è la nuvola sparsa, è già abbastanza consistente. Veniamo alla nuvola densa, che sembra una mesh texturizzata. Ecco, l'area di indagine è questo capannone. Eccolo qui. Veniamo alla texture. Ecco, nonostante un volo abbastanza grossolano, abbiamo davvero una qualità importante. A proposito, questo, come puoi vedere qui, ho praticamente lavorato a qualità media, non è nemmeno high quality, per esigenze di tempo. Insomma, mi ha elaborato tutto in mezz'ora circa. Però ecco, siamo abbastanza soddisfatti, soprattutto se vediamo l'ortofotomosaico che ha una qualità incredibile, con tutti i dettagli. A proposito, il volo MetaShape l'ha misurato ad una quota di 68,3 metri, considerando che avevamo la camera obliqua, non nadirale. Quindi questa è la quota media elaborata da MetaShape, ma l'ortofoto è incredibile, tenendo conto che non era nadirale, lo stitching è praticamente perfetto.